E come lo facciamo spesso per le cose fisiche, anche quando parliamo di programmi, di cose digitali o di plugins, come in questo caso, tendiamo a preferire le cose più blasonate, più costose, molte volte appunto perché sono più costose, più conosciute. Ma ci sono ancora quelle cose gratis che vale la pena usare? Alcune ci sono. E proprio in questo video voglio farvi vedere una serie di plugin che potete usare nel vostro programma, nella vostra DAW, che anche se sono gratis fanno bene il loro lavoro. Così vi risparmiate un po' di soldi e magari comprate anche i fiori alla vostra mamma. Sono sicuro che è da un po' di tempo che non lo fate. Ehi, ciao, io sono Red. È vero che le cose che costano poco, che magari sono gratis, spesso valgono poco, perché chiaramente chi le fa, non avendo un appoggio economico, non può dedicare il giusto tempo per farle per bene. Anche queste persone pagano le bollette e mangiano tutti i giorni, quindi se non hanno un riscontro economico, avete capito. Ma ci sono ancora delle cose che, anche se sono gratis, hanno il loro gran valore. Ed in questo video voglio parlarvi di una serie di plugin che uso spesso e che potrebbero essere l'alternativa a quelli più costosi e blasonati, che si chiamano Variety of Sound, scritto Variety of Sounds. Fanno veramente diversi plugin, anzi forse dovrei dire fa diversi plugin perché da come ho capito è una persona sola che li fa. E anche se gli ultimi aggiornamenti sono un po' datati, sono 2012, secondo me uno, sono leggeri e funzionano bene, due soprattutto suonano bene, tre, che non guasta mai, sono anche carini da vedere, perché poi le cose che non sono carine da vedere le mettiamo lì e non le usiamo mai. E oggi ve ne voglio far vedere alcuni, anche se voi potete scaricarli tutti gratuitamente, vi lascio il link in descrizione sotto, ma io ve ne faccio vedere solo alcuni, quelli che uso più spesso, poi gli altri ve li provate da soli. Andiamo. Prima di partire però, una cosa che contraddistingue secondo me questa serie di plugin è che chi li ha fatti preferisce, come dico spesso anch'io, usare le orecchie. Perché dico questo? Perché adesso che apriamo un primo plugin vedremo che non tutte le manopole hanno i segnetti, i numerini, non possiamo mettere i numerini e vedere quanto stiamo aumentando o diminuendo quella funzione. Perché appunto chi li ha fatti preferisce che si usino le orecchie, che si capisca cosa sta facendo quel plugin, quale intervento sta facendo e quindi decidere veramente se ci piace oppure no quello che fa. Il primo plugin comunque che vi voglio far vedere è questo, che è un compressore e si chiama Density, che è praticamente con l'idea dei Fairchild, dei compressori quelli anni 50 che erano stati creati per essere veloci nell'intervento e non colorati in quello che facevano, anche se poi la tecnologia che c'era allora erano le valvole che quindi comunque coloravano il suono, però erano abbastanza trasparenti in quello che facevano e questo ricalca un po' quell'idea lì di essere abbastanza trasparente in quello che fa. Vediamo un po' cosa fanno tutte le manopole. Come vedete, appunto, come vi dicevo prima, le manopole non hanno, per esempio in questo caso, questa è la compressione, la quantità di compressione, e non ha i numerini o i taglietti sopra la compressione, non dice quanta compressione sta mettendo dentro, ma semplicemente da una manopola dall'inizio alla fine noi dobbiamo scegliere quanta compressione ci piace e di quanta compressione abbiamo bisogno. La seconda manopola è il drive, quindi praticamente il volume, il segnale che entra dentro il compressore. Poi c'è questa terza manopola che è praticamente l'attacco e il rilascio del compressore, in questo caso ci sono i programmi che sono, per esempio il primo programma è attacco 2 millisecondi e 150 millisecondi di rilascio, poi il secondo sempre 2 millisecondi e 300 millisecondi di rilascio, poi 4, 600 e via dicendo, insomma ce ne sono tanti, ci sono anche quelli con il rilascio automatico. Ma poi comunque un po' alla volta ve li spulciate voi, provate voi a farli funzionare e a capire di cosa avete bisogno. L'ultima manopola è il make up gain, cioè praticamente il volume di uscita, perché quando comprimiamo chiaramente le note, quelle più forti, vengono schiacciate, abbassate, quindi la nostra percezione è che in effetti il volume si abbassa, quindi noi poi andremo a rialzare il volume per cercare di tornare al livello di prima. Io mi sono fatto 10 minuti fa una traccia di basso per provare questo compressore, anche se poi questo tipo di compressori è meglio sui gruppi di strumenti proprio perché è così trasparente nell'intervento. Però insomma, facciamo la nostra prova, vediamo un po' cosa succede sul nostro basso. Vi faccio ascoltare il mio basso che mi sono fatto 10 minuti fa. Ecco, questo è il mio basso. Sentiamo un po' invece quando lo comprimiamo come lavora questo compressore.
come vedete qui c'è la quantità di compressione che arriva. E io cerco di schiacciare un po' le note forti per avvicinarle a quelle più basse di volume. Facciamo la differenza e sentiamo chiaramente la percezione diversa, un volume più basso confronto a quello non compresso. E proprio per quello cerchiamo di compensare, sentiamo un po'. Come sentite è abbastanza trasparente, quindi lo possiamo usare tranquillamente, potremmo anche andare oltre a spingerlo tanto perché tanto comunque funzionerebbe benissimo. Poi il compressore ha anche tante altre funzioni che adesso non sto qui a spiegarvi, poi lo vedete un po' piano piano da soli. Ci sono addirittura tutte queste cosine qui che non sono semplicemente delle cose estetiche come se fossero delle viti, ma sono funzioni. Come vedete qui si sposta anche l'attacco del compressore, cosa che sul Fairchild vecchi non era possibile. Il secondo plugin che voglio farvi vedere è un equalizzatore valvolare, che è questo, che si chiama Boot EQ, che come vedete è fatto un po' in stile API, i vecchi anni 80-90 API, come li chiamiamo noi in italiano. E come vedete anche qui ci sono le frequenze, ma non ci sono i tagliettini per vedere che frequenza specificamente stiamo cercando, ma ancora una volta dobbiamo usare le orecchie. Questo è un equalizzatore che ha molto carattere, che ha veramente tanto carattere, quindi dobbiamo ascoltare cosa ci piace. Però la cosa bella è che è veramente bello, suona veramente bene e quindi spesso tendiamo anche a spingere di più proprio perché ci piace. Vediamo cosa fanno le manopole. Abbiamo qui sotto chiaramente il volume della frequenza, quindi il gain della frequenza, la frequenza dei bassi, la campanatura o il taglio di frequenze, medio-bassi con la frequenza e campanatura larga, campanatura stretta, medio-alti senza campanatura in questo caso, ma solo la frequenza, e gli acuti che praticamente non hanno la frequenza, ma hanno una frequenza fissa, però hanno la campanatura che si può spostare. Sulla destra invece abbiamo l'attivazione della valvola, come vedete si accende la lampadina della valvola, la valvolina. Possiamo scegliere se vogliamo un suono più vintage o più moderno, e questo è il drive della valvola, quindi la saturazione della valvola, se vogliamo più carattere o meno carattere. Oppure possiamo togliere il carattere della valvola, cioè sottrarre il carattere della valvola al suono che abbiamo. Poi qui sotto abbiamo la compensazione dei bassi, perché spesso la valvola tende a togliere questa parte dei bassi, quindi noi possiamo compensare e lo facciamo attivando con questa levetta la compensazione dei bassi. E l'ultima cosa è il volume di uscita, perché praticamente se aumentiamo frequenza aumenterà anche il volume, quindi noi poi andiamo ad abbassare il volume generale, o il contrario, se togliamo delle frequenze si abbasserà un po' il volume, quindi noi poi compenseremo al contrario. Sentiamo un po' come suona questo plugin, questo equalizzatore, sempre sul nostro basso. Riportiamo tutto a zero e partiamo. Ho tolto questa frequenza un po' nasale, così sentiamo come possiamo migliorare questo basso. Attiviamo anche la valvola, sentiamo anche il suono della valvola. Chiaramente sto esagerando un po' tutto per cercare di sentire proprio il suono che ha questo plugin. Senza. Con. Beh, direi che comunque non è niente male, specialmente su questi suoni, specialmente quando vogliamo far avere un gran carattere, ai suoni. Passiamo invece al terzo plugin che si chiama Thrill Seeker, che è un eccitatore di armoniche. Attiviamo questo plugin
come vi dicevo, è un eccitatore di armoniche, quindi quello che fa è prendere la frequenza ed alzarla, ma non nella frequenza specifica, ma cercando gli armonici di quella frequenza, quindi gonfiando la frequenza, ma non avendo quella sensazione di troppo gonfio che invece fa l'equalizzatore. Visto che è un basso che abbiamo a disposizione, andiamo sulla parte bassa e sentiamo come agisce. Sentite come gonfia il suono, come lo fa diventare cicciotto lì sotto, senza però farlo diventare così eccessivo. Non abbiamo quella sensazione di eccessivo, proprio perché è un eccitatore di armoniche, quindi gonfia le armoniche e non la frequenza stessa. Senza. Con. Possiamo fare la stessa cosa sulle medie e sugli acuti. Senza. Con. Dei plugin gratis che fanno questo suono. Giusto per fare una prova, mettiamoli tutti e tre insieme. Mettiamo compressore, equalizzatore e questo accettatore di armoniche sul basso. Sentiamo che cosa riusciamo ad ottenere. Chiaramente facciamo una cosa veloce, poi nello specifico lo vedete voi. Proviamo a fare una differenza senza e con. L'abbiamo gonfiato così tanto che praticamente abbiamo fatto un altro suono. Però vi dà l'idea di quello che riescono a fare questi plugin, che comunque sono, ripeto, gratis, tutti gratis, sono lì da anni praticamente, e non è che sono usciti ieri. E noi eravamo ancora alla ricerca del plugin più blasonato. Già che mi ci trovavo, mi sono fatto anche la programmazione di una batteria, così sentiamo il basso effettato insieme alla batteria. La batteria non ha nessun effetto, mentre col basso ascoltiamo quello senza effetti e quello con effetti. Sentiamo che differenza fa. Questo è senza. Con. Anche un po' esagerato come suono, in effetti con la batteria perde un pochino, perché comunque ho esagerato un po' con l'equalizzazione, togliendogli un po' troppo. Però possiamo aggiustarlo cercando di livellare l'equalizzazione un po' tutto quanto e quindi farlo stare meglio con la batteria. Insomma, avete un'idea di quello che possono fare questi tre plugin separati e insieme. Ma ci sono ancora altri due plugin che voglio farvi vedere, poi il resto ve li vedete da soli, ve li spulciate, ci giocate da soli. Uno di questi è il Tesla Pro, che praticamente è un emulatore di console, di suoni americani, british, comunque di valvole o di tape, insomma è un emulatore e quindi praticamente quello è il suo lavoro. Per fare questa cosa qua vi ho messo dentro il mix di 198, la mia canzone, la mia ultima canzone 198, e proviamo con quello a sentire questo Tesla Pro, vedere un po' cosa succede quando ce l'applichiamo sopra. Vediamo innanzitutto cosa fa. Come vedete qui sulla destra c'è scritto color, perché praticamente in questa maniera simula una console inglese, in questa maniera invece c'è quella americana, c'è quella contemporanea, poi c'è il colore del tube, quindi praticamente delle valvole, e in più c'è il suono del tape, cioè del nastro. Proviamo un po' con il tube stage a vedere che cosa succede. Da questa parte abbiamo praticamente il drive, che come prima sul compressore è il volume che entra. Abbiamo anche il boost, che praticamente spinge il segnale a essere più saturato ancora, quindi possiamo alzare di 3, 6, 9, 12 dB. In pratica spingiamo tantissimo il segnale in modo da fargli arrivare un segnale saturo. Poi chiaramente, come sempre, facciamo le nostre prove e ascoltiamo. Abbiamo i transienti, che praticamente lasciano passare di più i transienti oppure li taglia, e abbiamo come al solito i bassi, la compensazione dei bassi e il volume. Sentiamo un po' cosa succede nella canzone. Partiamo tutto a zero e selezioniamo una parte specifica, così ascoltiamo sempre la stessa cosa. Mettiamo tutto a 0, 0, 0, così è senza praticamente, e proviamo ad aumentare un po'.
dall'inizio. Come sentite, schiarisce tutta la parte media e medio alta, praticamente la tira avanti, in pratica, e in più schiaccia un po' il suono. Questo è quello che fa il Tube Stage. Poi chiaramente ci sono tutti gli altri suoni che voi potete scegliere e provare, ma l'idea è questa, insomma, colorare il suono praticamente con determinate emulazioni di console o magari di valvole o di tape. L'ultimo plugin che voglio farvi vedere, e poi gli altri ve li provate da soli, è questo Ferric TDS, che è praticamente un qualcosa pensato per il master, quindi più per la canzone in generale, che è in pratica un compressore con un manopolone, come vedete, cioè un manopolone che fa da compressore e quindi comprime e allo stesso tempo rialza il volume, e in più ha una saturazione in pratica, quindi saturazione delle armoniche, fa uscire fuori le armoniche e taglia anche un po' i picchi del segnale. È abbastanza trasparente, anzi è un po' colorato con questo tastino mod, mentre con il class diventa più trasparente, però ve lo voglio far sentire perché secondo me è molto carino sul master. Sentiamo come agisce, così e senza. E cominciamo piano piano ad alzare la spinta del compressore. Chiaramente si alza anche un pochino il volume, ma proprio per quello ci hanno messo questa manopolina trim, per abbassare poi il volume, quindi riavere lo stesso volume. Ma se ci fate caso, la botta iniziale sulla cassa e sulla parte percussiva diventa veramente più forte, più d'impatto. Sentiamo la differenza, adesso provo anche a compensare il volume. Sentite la cassa come diventa più spinta, più decisa. Proviamo ad esagerare anche un po' tutto quanto per sentire l'effetto che fa. Sentite come riprende vita il pezzo, la canzone diventa praticamente, si avvicina molto di più. Poi chiaramente ci sono tutte le altre manopole di rilascio del compressore, di limitatore, c'è l'ingresso, insomma ci sono tante cose, però ve lo provate voi e provate magari sulle vostre cose. Io ve li volevo far vedere perché secondo me vale la pena usarli, perché hanno veramente un bel suono e molto spesso li uso sulle mie canzoni, sia sulle tracce singole, sia sui gruppi che sul master. Poi a questo prezzo sinceramente vale la pena. A questo punto non avete più scuse per non tirare fuori delle cose che suonano bene. Come vi dicevo, vi lascio il link in descrizione così ve li scaricate tutti e ci giocate. Nel frattempo che siete lì, date una bella botta al like e se non l'avete già fatto iscrivetevi al canale, cliccate anche il campanellino così noi ci vediamo anche la prossima volta. Ciao da Red.